paese ci vuole è un allestimento in mostra all'emiciclo, alla sede del Consiglio regionale, fotografie in bianco e nero da Ortucchio con un allestimento di arte contemporanea. Siamo con Lea Contestabile, un artista che ci racconta un po' di quello che si può vedere nel Palazzo dell'Emiciclo in questi giorni. Un progetto a cura di Manuela De Leonardis che vede le foto protagoniste, diciamo, le foto di mio padre, contadino, che aveva imparato a fotografare durante la guerra in Eritrea dal 36 al 39. Tornato a Ortucchio, ha continuato a coltivare questa sua passione e ha fotografato tutta una comunità dagli anni 40 fino agli anni 60. Alla sua morte io ho recuperato un gran numero di negativi, circa 3.000, che ho ristampato, e da queste foto ho tratto ispirazione per le mie installazioni, per i miei lavori artistici. Qui, oltre a qualche immagine della gente di Ortucchio, delle donne di Ortucchio, ho portato una piccola sezione riguardante le foto dell'Africa. Una cosa che vorrei precisare riguardo proprio alle foto di mio padre: lui ha fotografato soprattutto le persone con uno sguardo di rispetto sia per le persone del paese che delle persone dell'Africa, e questo mi ha fatto apprezzare ancora di più la sua bontà, la sua sensibilità. Il titolo della mostra è Un paese ci vuole, un paese inteso come comunità, come collettività, come umanità, e quindi è un paese veramente allargato che va dall'Abruzzo all'Italia, all'Africa, al mondo. Tante sagome e tanti bambini, perché il mio lavoro da molti anni, soprattutto da quando è morto mio padre, è basato sul recupero della memoria. Nelle mie installazioni artistiche cerco di omaggiare non soltanto la mia famiglia, soprattutto mia madre e mio padre, ma anche le persone, come faceva mio padre, e soprattutto le donne del mio paese. E infatti molte installazioni che voi potete vedere in questa mostra riguardano soprattutto le donne, fare loro un omaggio, perché le donne contadine, le donne che mi hanno formato come mia madre, erano delle donne che avevano, come dire, non solo la cura della casa, la cura degli affetti familiari, ma anche costruivano una rete di rapporti, di condivisione con tutte le famiglie del paese, e quindi sono state donne che si sono sacrificate in modo particolare, e quindi le ho volute omaggiare. Quindi con Lea Contestabile un recupero della memoria, anche un impegno, se vogliamo, civile e sociale, anche un addolcire delle vicende che spesso sono state contrastate, figlie di quel tempo. Ricordiamo che la mostra Un paese ci vuole si può visitare all'Emiciclo, sede del Consiglio regionale, fino al 30 di novembre.